sono due formule. Sì, la pagina 40 e la pagina 41 sono firmati per il caso della legge. E il Papa ha definito il clericalismo, vedete in alto, una perversione della Chiesa. Buongiorno. Buongiorno. Come passare il mio favore? Grazie. Noi eravamo giunti la volta scorsa al quarto paragrafo della parte. Se riflettete un attimo su quanto si è detto la volta scorsa e sull'apporto o la provocazione del gnosticismo e del pelagianesimo, vi rendete conto che sia uno che l'altro minano, adesso devo essere esplicito, visto che vi ho consegnato questo, minano al ruolo esclusivo di potere del clero, diciamo quello che nasce come presbiterato, episcopato e presbiterato nell'antichità, ovviamente il quale ha reagito giudicando eresie e condannandole e eliminando i testi. E questo succede, è successo spesso nella storia della Chiesa. Piaccia o non piaccia, se voi, non so se vi siete resi conto, durante la chiusura totale per la pandemia nel 19, cominciato nel 20, nel 20, soprattutto nel 20, e poi nel 21, non potendo uscire, i credenti hanno disertato persino le chiese. E hanno messo in evidenza la disoccupazione del clero, il quale si è affannato a utilizzare i canali radiotelevisivi e telematici per tenere in questo contatto. Allora, non è che non siano necessarie e indispensabili, ma è l'usurpazione di ruoli che nei secoli sono andati crescendo e che hanno targato la Chiesa con la C maiuscola come fatta di sacerdoti. Il Vangelo di Gesù non ha fondato nessun sacerdozio, parla del sacerdozio dei credenti, il sacerdozio regale dei credenti e dei battezzati. Quindi c'è stata un condizionamento, un'influenza fortissima del sacerdozio ebraico che era finito. Perché era finito il sacerdozio ebraico e la ritualità ebraica? Perché Tito aveva distrutto Gerusalemme, il Tempio, aveva disperso definitivamente il popolo, la ciliegina sulla torta gliel'avrebbe messa Adriano negli anni 30, del secondo secolo, e quindi la tradizione, i primi sviluppi del cristianesimo fra il primo e il secondo secolo sono fortemente radicati nell'ebraismo. Gli storici del cristianesimo definiscono il cristianesimo nel suo primissimo sviluppo del primo e secondo secolo giudeo-cristianesimo, giudecristianismo, judenchristentum. Avevo detto in francese e in tedesco perché è un discorso comune. Allora, in questa fase c'è stata un'appropriazione della tradizione rituale ebraica e sacerdotale ebraica da parte di chi aveva il ruolo di moderare le sinassi, cioè le assemblee, le riunioni. Ecco il significato, da sinagoga si arriva ad ecclesia. E perché non si poteva più usare sinagoga? Perché era ormai targata ebraica. Mentre la
la ecclesia, il termine ecclesia, aveva perduto quella connotazione sociopolitica e giuridica propria della polis greca, che era andata smarrendosi nel periodo ellenistico, epoca di assolutismi, di autoritarismi, molto vicini a quello che sta succedendo adesso anche nel mondo. Cioè la democrazia era finita, la partecipazione attiva del demos, del popolo, alla gestione del potere, kratos, krateia, democratia, si era esaurita. Allora, cosa ha fatto? La Chiesa ha, cioè il cristianesimo degli origini, ha ereditato il ruolo di un tempio. Non si parla di tempio nel messaggio evangelico. È chiaro, Gesù va al tempio, ma dice anche che distruggerò questo tempio e ricostruirò. Aveva ormai operato una traslazione del ruolo effettivo del tempio. Non so se mi spiego. Quindi c'è questo condizionamento e questa tradizione. Ma cosa farà il cristianesimo? Dato che la lingua di comunicazione del messaggio era il greco, ha utilizzato la cultura greca, il lessico, il patrimonio culturale internazionale che da Alessandro in poi, da 300 anni, girava nel Mediterraneo, e ha rivestito culturalmente il messaggio cristiano scritto, messo per iscritto in greco, per cui tutto si fa nella prospettiva, lo capite, della cultura greca internazionale, tipicamente cosmopolitica. Quindi abbiamo questo duplice apporto ebraico, ellenistico, alla definizione del testo evangelico, della dottrina del cristianesimo, della ritualità cristiana e della lenta edificazione, anche se questo avverrà con Costantino, di un tempio cristiano. Perché per 300 anni, grosso modo, non ci sono chiese nel senso di edifici. Non c'è tempio sostitutivo del tempio di Gerusalemme, distrutto da tutto. Lo si fa in casa, lo si fa seduti a un tavolo, a una mensa condivisa. E l'ho lasciato in studio del segretario. La prima carta d'identità del cristianesimo è nel versetto 42 del capitolo secondo degli Atti degli Apostoli. Erano riuniti insieme, ecco l'idea dell'ecclesia, dell'assemblea, del fare gruppo su esperienza comune di fede condivisa, erano riuniti nell'ascolto della dottrina degli Apostoli. Ecco il messaggio evangelico e la sua interpretazione nella condivisione della vita comune vissuta insieme, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Le preghiere sono messe all'ultimo posto. Didacheton apostolo, koinonia, clasis tu artu, proseuchai, dice il testo greco di Luca. Se noi guardiamo quello che è successo dopo, bisogna dare ragione a Loisy o a Bonaiuti, che sono stati scomunicati e ridotti allo stato secolare, all'inizio del secolo XX, in pieno modernismo, perché affermavano che muore Gesù, è nata la Chiesa, è nata quella tradizione che è arrivata fino a noi. Si è andata costituendo nel tempo, lungo i secoli, ma
Questo è il discorso. Se prendiamo adesso il testo, voi vedete, leggendo il testo, anche tra le righe, come il problema della dottrina, del rito, del ruolo sacerdotale, del magistero, cioè della interpretazione autentica. E se non si conosce l'ebraico e il greco, non si può fare interpretazione autentica. Erasmo, per passare dall'interesse poetico e letterario a quello religioso e teologico, ha dovuto mettersi a studiare il greco come si deve, e ha prodotto quello che sappiamo, addirittura la nuova messa a punto del testo del Nuovo Testamento. Naomi Instrumentum ha tradotto Erasmo. Quindi, paragrafo, è il punto 8. In nessun momento nel cammino dell'uomo Dio ha smesso di offrire la sua salvezza ai figli di Adamo, stabilendo un'alleanza con tutti gli uomini, Noè, e più tardi con Abramo e la sua discendenza. La salvezza divina assunse così l'ordine creaturale. Scegliendosi un popolo, salto qualche riga, Dio ha preparato la venuta di un salvatore potente nella casa di Davide. Tre righe sotto, le guarigioni operate da Gesù erano un segno che rinviava alla sua persona, a colui che è pienamente rivelato come il Signore della vita e della morte nel suo evento pasquale. Il vittime pascali, laudes, la sequenza di Pasqua, che si canta durante l'Eucaristia, la celebrazione eucaristica, recita in una strofa: mors et vita duello conflixere mirando. La vita e la morte in un duello vennero le mani, conflissero in un duello meraviglioso. Dux vite mortus regnat vivus. Il Signore della vita, morto, regna vivo. È la lettura della passione e della morte e della risurrezione come evento di salvezza. Quindi, secondo il Vangelo, la salvezza da tutti i popoli ha inizio con l'accoglienza di Gesù. Oggi da questa casa è venuta la salvezza. Il discorso che fa Gesù a Zaccheo in Luca. La fede cristiana, passo al 9, la fede cristiana, lungo la sua secolare tradizione, ha illustrato mediante molteplici figure quest'opera salvifica del Figlio incarnato. Scendo verso la metà, egli è colui che, quale sommo sacerdote della nuova alleanza, offre al Padre in nome degli uomini il culto perfetto. Si sacrifica, espia i peccati, rimane sempre vivo per intercedere a nostro favore. In questo modo appare nella vita di Gesù un'ammirabile sinergia dell'agire divino e dell'agire umano, che mostra l'infondatezza della prospettiva individualista, che è quella della Giaia, che scarta la grazia, che scarta l'intervento divino. Vedete come c'è sotteso tutto e si ribadisce la continuità di una dottrina. Da una parte, infatti, il senso discendente testimonia la primazia assoluta dell'azione gratuita di Dio. L'umiltà di ricevere i doni di Dio prima di ogni nostro operare è essenziale per poter rispondere al suo amore salvifico. Quindi c'è questo atteggiamento di compartecipazione all'incarnazione e al ruolo redentivo di Gesù, come Dio nell'umanità storica della sua individualità. D'altra parte, il senso ascendente ci ricorda che mediante l'agire pienamente umano del suo Figlio, il Padre ha voluto rigenerare il nostro agire
affinché, assimilati a Cristo, possiamo compiere le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Se tornate leggermente indietro col passo che ho letto alla metà di questo punto 9, del paragrafo 9, tutti l'hanno, appare nella vita una mirabile sinergia dell'agire divino con l'agire umano. E un'antifona che la Chiesa tornerà a recitare e a cantare fra qualche settimana, a Natale, c'è l'espressione "o admirabile commercium". Che cos'è questo ammirevole, ammirabile commercio, tradotto alla lettera? È proprio questa sinergia umana e divina, divina e umana. Lo gnosticismo elimina, per così dire, l'umano come fisico, come cosmico, disprezza il cosmo, la natura, e punta tutto sull'assolutizzazione della psiche, quindi dell'elemento spirituale dell'anima. Il pelagianesimo finisce per eliminare quasi il divino. Ecco, il pelagianesimo andrebbe molto d'accordo per certi aspetti con delle prospettive di tipo economico-finanziario, capitalistico, liberale capitalistico, per esempio. E io ne ho parlato la volta scorsa, ma l'ho riportato, perché un cristiano non può essere ricco, però ci sono le premesse per poter essere ricchi, e la Chiesa, piaccia o non piaccia, si è arricchita. Fatalità. Con il riconoscimento di Costantino e con la definizione di Teodosio, Costantino ammette, riconosce il cristianesimo come una delle tante religioni dell'impero. Siamo ancora in un contesto pluralistico e pagano, per così dire. Teodosio eliminerà tutte le religioni eccetto il cristianesimo nella confessione cattolico romana. È ovvio che le chiese hanno cominciato a essere costruite come edifici, e la Chiesa a impossessarsi o a congestire, a congestire con l'impero il potere. E quando l'impero romano crollerà verso la fine, prima della fine del V secolo, la Chiesa si troverà erede diretta dell'impero romano. E nella crisi dovuta, noi diciamo ancora, alle invasioni barbare, perché i tedeschi, dato che erano loro, le dicono le Völkerwanderungen, le migrazioni di popoli. Avete notato che oggi non si dice barbari, si dice migrazioni di popoli. Perché? Perché si è guadagnato il giudizio positivo su tutte le culture scritte e orali, e i barbari sono di cultura orale. Che vi ricordate la battuta del Petrarca nella canzone di Tanto? Che fa un titante peregrine spade. Questa frase mi viene sempre in mente e la correggo quando sono sui mezzi pubblici a Milano, tutti compresi a Gegi, e si sentono tutte le lingue. E io mi dico: che fa un titante peregrine lingue? Perché sono per lui peregrine, straniere. Questa è la realtà. Questo era successo nel periodo ellenistico, è successo nel periodo romano dell'antichità, e all'inizio del tardo antico proto-medioevo, e lo sperimentiamo ancora di oggi. In una prospettiva che io oserei definire fichiana, di corsi storici, che non è la ripetizione, ma è la riproposizione di analogie in contesti analoghi, che non sono gli stessi, sono analoghi, quindi presentano delle similitudini ma anche delle differenze, e l'identità sta nella differenza, non nella comparazione.
partecipazione con quello che è già successo. Vi rilego ancora la sintesi, la battuta sul pelagianesimo. I punti nodali del suo insegnamento sono la salvezza che opera dalle capacità naturali dell'uomo e della sua libera scelta, via mediazioni di grazia e diritti. Il male non si trasmette ereditariamente, quindi neppure il peccato originale passa alla discendenza di Abramo. In effetti, il peccato originale, da un punto di vista storico-religioso, è un mito. È un mito. Perché non vuol dire, i miti esprimono la verità, non in modo scientifico, matematico e razionale, ma in modo immaginifico, intuitivo, sentimentale, con tutte quelle, con quella strumentazione che possiede l'uomo, differente dalla ragione, che è invece necessaria e sufficiente per fare scienza. La vita dell'uomo non è riducibile o leggibile con la scienza e con la ragione. È chiaro? Ecco perché prima di arrivare allo sviluppo scientifico e all'esercizio scientifico, alle scoperte scientifiche e alle applicazioni tecnologiche, si è navigato per millenni nel mito, nelle mitologie. E la ritualità era strettamente connessa con una dottrina mitologica. Ma la dottrina mitologica esprimeva quello che l'uomo culturalmente aveva a disposizione per dare una risposta alla sua identità, oggi diremmo, di creatura, di essere finito, di essere temporale, fra un inizio e una fine, fra una nascita e una morte, vivendo questa esperienza nel tempo e nello spazio. Ecco, i miti hanno iniziato, prima della filosofia, prima della scienza, a dare una risposta a questi interrogativi fondamentali che continuano, che ci sono ancora, e che chi professa una religione risolve in una prospettiva di fede secondo la dottrina della propria religione. Chi non professa una religione si lega alla filosofia e alla scienza e dà una risposta che sia eticamente, se non altro, condivisibile. E il terzo punto, quindi la salvezza, ognuno fa da sé. Il male, ognuno lo sperimenta indipendentemente da Adamo. E la grazia non è un dono divino, e quindi non è necessaria la salvezza. Capite? È, in un certo senso, la demolizione di un rapporto religioso con qualsivoglia divinità. Ma che sia un cristiano a presentare queste tesi significa che mi distrugge il messaggio cristiano. Ecco perché la Chiesa ha considerato il pelagianesimo come qualcosa di eretico. E lo ripeto, eresia significa scelta di parte. Anche se San Paolo dice che è necessario che ci siano tra noi delle eresie, cioè delle scelte di parte, queste sono funzionali a che si manifesti l'autenticità della dottrina che condividiamo insieme. Quando non c'è più una condivisione, è chiaro che chi condivide in una comunità mette alla porta chi non la condivide. Eccola, comunica. Ponere extra comunione, mettere fuori della comunione, della condivisione. E la comunione è il termine che vi ho ricordato prima nella carta di identità del cristianesimo, versetto 42, del capitolo secondo degli Atti. Didache, koinonia, clasis puantu e proseuche. Quindi, siamo al 10, al paragrafo 10. È chiaro che la salvezza che Gesù ha portato nella sua stessa persona non avviene, ecco, attenzione qui,
qui comincia il discorso. È chiaro che qualcuno mi ha detto che sono un protestante, perché è ovvio che critico. State attenti qui. Dire che la salvezza di Gesù apportata nella sua stessa persona non avviene in modo soltanto interiore, cosa vuol dire? Che c'è anche una mediazione esteriore. E qual è questa mediazione esteriore? I riti, i sacramenti. Ma chi gestisce i riti? Chi celebra i riti? È chiaro? Nel foglio che vi ho dato su clericalismo vengono messi i panni sporchi sul tavolo. E il Papa ha definito il clericalismo una perversione della Chiesa. Ma iniziano nell'antichità questi pericoli e queste perversioni. E noi stiamo leggendo un testo della Congregazione della Dottrina della Fede di 4 anni fa, lo si sarebbe dovuto far subito, poi è arrivato il Covid e quindi le cose sono andate, si sono accavallate, eccoci qui dopo 4 anni. Lo capite? Prendete sempre col beneficio di un dettaglio, con le pinze quello che dico, perché io parlo da storico. Sarebbe stato interessante un confronto, un'interlocuzione anche con un teologo, ma è difficile trovare subito e trovare teologi che si mettono a interloquire con me. Quando ho invitato un professore del seminario di Roma, teologico, non il seminario liceale dei ragazzi, qui in fondazione, gli ho detto che dovevo fare un certo discorso. Niente, ha fatto un discorso teologico che voleva lui. Io non l'ho invitato più. L'ho detto alla fondazione, poi non so cosa gli ha fatto la fondazione. È chiaro? Cosa voleva dire? No, sempre il rapporto con quello che accennava lei all'inizio. Il Concilio di Trento stabilisce che la vita consacrata è superiore alla vita. Appunto! Ma chi l'ha detto? Il Concilio di Trento. Lo dica, ecco! Ma il Concilio di Trento risponde a chi? Sostanzialmente a Lutero, a Calvino, che avevano anticipato il discorso che dopo 500 anni per un Papa si mette a fare. Ma vedete che non ha molto successo? Perché chi ha in mano la situazione, ne dica il duc del territorio, non è il Papa che sta a Roma, ma sono i vescovi e il presbiterato o il presbiterio, che dir si vuole, diocesano. Beh, lo stesso concetto delle chiese. Come? Lo stesso concetto della chiesa come struttura. Abbiamo sempre avuto la zona primale. Noi cerchiamo di capire che cosa si è venuto costituendo nel tempo. Ma è ovvio che trovandosi erede dell'impero e con le invasioni barbariche tutto è stato sconvolto. La Chiesa, ereditando lo stile del governo imperiale che ha fatto proprio, ha contribuito a mantenere un certo ordine, un certo decoro nei cosiddetti secoli bui, che vanno dal 476 all'800, semplifico. In mezzo c'è un'esperienza che sarebbe stata fondativa dell'unità nazionale italiana, come popolo e come Stato, un'esperienza longobarda. Ma quando il dente longobardo morse la Santa Chiesa, cosa fece Papa Silvestro? Carlo Magno, ha capito, la soccorse. E Carlo Magno vuol dire 800, vuol dire restaurazione dell'impero romano, ma sacro romano impero. E lui è dovuto essere unto e incoronato in San Pietro dal Papa. L'alleanza tra Montale era fatta. Ma da dove arriva questa alleanza? Arriva dal vizio, che non era ancora esaurito, del sommo pontificato romano gestito in prima persona dall'imperatore. Ogni anno l'imperatore si rinnovava la tribunicia potestas e il sommo pontificato, perché col sommo pontificato controllava tutti i culti
e la fiducia potesta nelle mani del popolo contro il Senato. Il Senato era ormai diventato depositario delle tradizioni democratiche della Repubblica Romana. Andate a farsi friggere fra Marco e Silla, fra Cesare e Pompeo, fra Ottaviano e Antonio. È chiaro? Vedete che bisogna tenere presente la storia. Ecco, in questo contesto concreto, storico, temporale, culturale, noi comprendiamo i problemi che stiamo affrontando. Quindi, non solo interiore, è proprio assumendo la carne, nascendo da donna, tutti i riferimenti ai testi scritturistici che bisognerebbe conoscere, verificare, che il figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo, così in quanto egli è entrato a far parte della famiglia umana, si è unito, in certo modo, a ogni uomo. E ha stabilito un nuovo ordine ai rapporti con Dio, suo Padre, con tutti gli uomini in cui possiamo essere incorporati per partecipare alla sua stessa vita. Attenzione! In conseguenza, l'assunzione della carne, lungi dal limitare l'azione salvifica di Cristo, gli permette di mediare in modo concreto la salvezza di Dio per tutti i figli di Adamo. Ma essendo lui risorto, chi interviene nell'incontro interpersonale da uomo a uomo, con la parola, col gesto e col gesto di espressione salvifica, come è il gesto dei misteri, o detto alla romana, alla latina, dei sacramenti? Sant'Ambrogio, in un suo scritto, ha lasciato questa frase emblematica. Il cristiano che si chiede, ma dove incontro Gesù, che ormai è il risorto, è nella sedia alla destra del Padre, Ambrogio risponde, te intuis in venimus sacramentis. Noi troviamo te nei tuoi misteri, nei tuoi sacramenti. E i sacramenti sono costituiti da gesti umani, da parole strettamente pronunciate nell'atto che si compie, con l'acqua, con l'olio profumato, col pane e col vino. È chiaro il discorso? Ecco la mediazione fisica, materiale, cosmica, esaltata dalla parola mentre si compie il gesto di battezzare, di confermare, di partecipare all'essenza del corpo e della vita di Cristo col pane e col vino e ancora con l'olio o con la carità vissuta al di fuori del rito. La carità vissuta presuppone lo stretto legame col rito. Il comandamento più grande qual è? Amare Dio e il prossimo. E quando in Luca Gesù dice ma qual è il prossimo? E in Luca si legge la parabola del buon samaritano. Alla fine Gesù chiede allo scriba che lo aveva interrogato, ma gli aveva anche messo alla prova, chi dei tre che sono passati nella strada da Gerusalemme a Gerico incontrando questo malcapitato, no, che è stato derubato e ferito dai ladroni, gli è stato prossimo, il sacerdote, il levita o il samaritano che è un nemico? E lui deve dire, non dice il samaritano per non sporcarsi neppure la bocca, colui che ha avuto misericordia nei suoi confronti. Se già nel testo, com'è? Una parabola anticlericale, sicuramente. Una parabola anticlericale. E se facciamo un passo indietro, da cui siamo partiti per citare poi Luca e il Samaritano, capitolo 12 di Marco, nessuno ha una Bibbia qui, no, io l'ho lasciato, ho fatto male a lasciarla io. Qual è il comandamento più grande? E Gesù risponde, ama Dio
per il prossimo Manifesto. Di questi non ce n'è altri. E il giovane scriva, perché non vanno avanti, dottorando gli scrivi, dottorandi. Bravo, allora è il dottorando che dica al maestro, dà il voto, e dà un voto di lode al maestro. Bravo maestro, hai risposto bene. Che non c'è altri Dio fuori, attenzione, che non c'è altri Dio fuori che lui, dell'unico, ecco l'amore di Dio. E poi l'amore del prossimo. E che amare il prossimo come se stessi. È lo scriba, che parla, rispondendo a Gesù, e che amare il prossimo vale molto di più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Dove si compivano gli olocausti e i sacrifici? Da chi si compivano? Ecco la qualità di questo articolo che vi ho distribuito. E nessuno osava più interrogarlo. Chi osa? È il Vangelo di Marco, capitolo 12. Il Vangelo più antico, il Vangelo più semplice, il Vangelo più rozzo letterariamente, ma c'è questa perla splendidissima del capitolo 12. Allora è chiaro, l'assunzione della carne, lungi dall'unità dell'azione salvifica, mi permette di mediare in modo concreto la salvezza di Dio per tutti i figli da mano. Carne, mediare, salvezza, potete metterci un po' più scritto io. Ho fatto un segno che rimanda ai misteri, cioè ai riti di mistero, che in latino vengono tradotti con sacramenti. Sant'Ambrogio scriverà il De Sacramentis, un trattato sui misteri, sui sacramenti. In conclusione, per rispondere sia al riduzionismo individualista di tendenza pelagiana, che riduce tutto a morale e a impegno personale, scusate, chi tra i cristiani d'Europa ha privilegiato dopo la rottura con Roma l'impegno personale, etico, sociale? Addirittura fa nascere il capitalismo attraverso l'etica riformata. Il capitalismo in senso moderno che arriva fino a Roma. Quindi, vedete, sia il riduzionismo individualista di tendenza pelagiana, sia quello neognostico che promette una liberazione meramente interiore e spirituale, bisogna ricordare il modo con cui Gesù è Salvatore. Egli non si è limitato a mostrarci la via per incontrare Dio, una via che potremmo poi percorrere per conto nostro, obbedendo alle sue parole e imitando il suo esempio. Cristo piuttosto, per aprirci la porta della liberazione, è diventato egli stessa la via. Ma chi era lui come via? Era un corpo umano, era un uomo. Solo che era un uomo talmente esaltato, particolare passato, non aggettivo, perché Dio agiva in lui. Agiva l'uomo, ma agiva Dio. Allora, quando Dio non è più presente nella mediazione storica dell'uomo Gesù di Nazaret, fate questo in memoria di me, dice nell'ultima cena. Allora, tutti gli atti di mediazione dell'incontro con Dio che producono salvezza, cioè incontro salutifero, attraverso la parola umana, il gesto umano e alcuni elementi cosmici come l'acqua, come la parola, come il pane, come il vino, come l'olio. Ecco i sacramenti. Ecco allora la condizione sine qua non dell'incontro con Dio attraverso la mediazione misterico-sacramentale. Ecco la bellezza della frase di Ambrogio. Ti troviamo nei tuoi misteri. In te, in Venus, sacramenti. In tuis, te, in Venus, sacramenti. È chiaro il discorso. Questa è la posizione che vi ho citato Ambrogio, e Ambrogio è ormai nell'epoca del trionfo completo del cristianesimo. Teodosio emette l'editto di Tessalonica nel 381, è vescovo di Milano, Ambrogio, Teodosio morirà nel 395
che 2 anni dopo sembrerà Ambrogio, 397, si conclude il IV secolo. Gerolamo morirà nel 420, Agostino morirà nel 430, siamo in V secolo. Il secolo che vedrà nel 467 la data convenzionale della fine dell'impero, ma la Chiesa ormai è in mano dei redini. E chi della Chiesa, chi ha potere, chi ha cultura, chi gestisce la ritualità? Ecco dove nasce il clericalismo, che verrà esasperandosi nei secoli. E queste due documenti sono fatte, le ho lette ieri sera, perché è arrivato da 2 giorni, allora avevo altre cose da fare, da leggere e sistemare. E poi ho un libro di 500 pagine, se qualcuno venisse ad aiutarmi, lo ringrazierei. Devo fare l'indice a un libro di 500 pagine. Vabbè, comincia ad aiutarmi la mia vicina professoressa di lettere in pensione, madre di un professore di matematica all'Università di Pavia. L'ho visto ragazzo, adesso è titolare ed è direttore del Dipartimento di Matematica. Quindi è stata anche una grande soddisfazione per avere dei vicini così impegnati. E la mamma mi aiuterà a fare le luci. Quindi non ho fatto in tempo a leggere. L'ho letto ieri sera, ma gli è venuto così tanto che ho portato con me e ho chiesto di fotocopiarlo. Prego. Anzi, un po' perché sono solo. Certo, all'interno di questa... questo processo che vede la Chiesa trionfare tante cose e poi, ma appunto, però c'è un'eccezione che è proprio Sant'Ambrogio. In che senso è un'eccezione? Sant'Ambrogio è stato nominato vescovo senza essere né... Certo, era catecumeno, era catecumeno, non era, era in preparazione del battesimo. Esatto, non era nemmeno battezzato. Ma allora voglio dire, mentre trionfava l'istituzione Chiesa, certo, come è stato possibile accettare la nomina di un funzionario civile che non era nemmeno battezzato? No, per la logica che ho cercato di presentare. Ormai la Chiesa e l'impero si erano intersecati, per così dire. E Ambrogio era il rappresentante politico, era il consularis dell'Alta Italia, dalla Val d'Aosta alla Croazia, lo capisce? Quindi hanno messo a guidare la Chiesa e quindi a cogestire il potere politico, il potere religioso, il potere, lui aveva già il potere politico, gli è andato con quello religioso. Ecco, un mio maestro tedesco, lo ricordo proprio ieri sera, ridendo di me stesso, perché quando 50 anni fa esatti, no, era il 70, era il 70, no, 52, 70, quindi 52 anni fa esatto, preparavo la tesi a Heidelberg e mi seguì il professor Gadamer dal punto di vista della tesi, perché era una tesi che Reale mi aveva dato su Platone, discutendolo insieme, e mi ha appassionato. Però io avevo già portato per approfondire le tematiche religiose, per farlo in breve, c'erano fiori docenti alla facoltà di teologia a Heidelberg e c'era anche uno storico della Chiesa antica di primo ordine, un barone prussiano di nome Hans Freiherr von Campenhausen, di cui avevano tradotto da qualche mese alla Sansone di Firenze il suo Lateinische Kirchenväter, i padri della Chiesa latina, tra cui c'è Ambrogio. Io vado a trovarlo, sono andato più volte a trovarlo, e mi offriva sempre dei bicchierini del vino di Samo, che in Italia non era ancora importato, ma io quando sono tornato affascinato dal vino di Samo di von Campenhausen, il papà, il professor von Campenhausen, non solo mi ha accorto, ma mi offriva sempre nel tanto per gradire, sapete quei bicchierini piccoli da rosolio? Il vino di Samo, te lo prendo, non era ancora importato. Mio padre era sensibile anche a queste piccolezze. Allora io dico, professore, non avrei un libro da mangiarmi con me. Aspetti, ho appena ricevuto da Firenze questo, ma date la copia fresca di stampa a Firenze, 69, eravamo nel 70, e me l'ha dedicata. A ricordo di Heidelberg e dell'autore. E io, dato che ha messo per fasse, dico, nein, Herr Professor, schreiben Sie, mi scriva la firma. Il resentature, ma oh, Verfasser rimane resentature, nein, Hans, allora lui
Io dico bambinescamente, Hans von Kantenhaus, è una reliquia che ho nella mia biblioteca. Hans von Kantenhaus è stato definito un, mi sfugge in questo momento, praticamente era uno storico della Chiesa non in sintonia con Roma, è ovvio, era evangelico luterano. E quando io ho utilizzato un suo libro, Ambrosius der Meilen als Kirchenpolitiker, è un capolavoro, uno dei capolavori di von Kantenhaus, Ambrosio di Milano come politico della Chiesa. Il mio maestro Lazzati, cattolica a Milano, non era d'accordo, ma Lazzati era amico di Paolo VI di Montini. E anche se erano pronti ad accettare, erano in prima fila, non erano così in prima fila da accettare la definizione di Ambrogio come politico della Chiesa. Io l'ho sposato e l'ho fatta mia. È chiaro? È tanto vero, se posso un piccolo commento. È tanto vero che lei ha ragione, se posso un piccolo commento. Fare il vescovo precedente, quello del punto, era Ariano. Sì, ha un segno. La Chiesa è stata più preoccupata di connettersi con il potere politico che non di ribadire l'ortodossia. Però, scegliendo Ambrogio, ha scelto uno in sintonia con Roma. Appunto. Dato che, attenzione, con Papa Damaso. Il Papa che ha incaricato Gerolamo di tradurre in latino l'Antico e il Nuovo Testamento. Giravano già delle traduzioni, lui li ha unificate, li ha messi a punto, è nata per capolavoro che era Vulgata. Che ha condizionato il latino del Medioevo e il latino dell'Occidente. Più del latino di Cicerone, bisogna aspettare il 400 e l'umanesimo per riscoprire il latino di Livio, di Cesare, di Cicerone. Ma è il latino di Gerolamo che ha fatto... Quando io sono arrivato a Heidelberg, che ero ospite nel seminario classici filologici, cioè nell'Istituto di Filologia Classica, dove di solito lavoravo per la tesi, andavo solo al filosofico seminario quando dovevo incontrare Gadamer, che lui era. Come filosofo risiedeva, era l'ultimo anno di insegnamento, poi andavo in pensione. Il professor Stroh, no? Latinista di primo ordine, appena mi sono presentato, mi si è messo a parlare in latino. A me è venuto la pelle d'oca perché parlava in latino come io vi sto parlando adesso in italiano. È chiaro? Per di più con la pronuncia tedesca, Cicero, non Cicero, Cicero. E infatti il nostro maestro, il nostro professore di lingua latina, quando ci leggeva in classe, era obbligatorio per lettere classiche, lettere moderne, lingue e filosofia. Quindi 500 persone in uno degli anfiteatri della Cattolica a sentire leggere la Filippica di Cicerone. Magno in dolore vel maerole potius. E la pronuncia che io ho trovato subito in Germania. È chiaro? Il latino. Quindi chiudiamo adesso questa parentesi e torniamo al testo. Cristo è diventato egli stesso la via. Al contrario, Gesù ci ha donato una via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso la sua carne. Fra un mese noi celebreremo il Natale, è la festa dell'incarnazione. L'Oriente, guardate la differenza fra Oriente e Occidente. Il cristianesimo orientale celebra l'Epifania, la manifestazione di Dio. L'Occidente celebra l'incarnazione di Dio. L'Occidente mette Gesù in croce. L'Oriente cristiano ha fatto sparire la croce. Gesù è solo nella gloria. Non troverete croci se non raramente e più o meno nascoste nella tradizione dell'ortodossia cristiana dell'Oriente. Pensate al ruolo dell'etica e del diritto di Roma, che ha condizionato lo sviluppo storico, culturale del cristianesimo in Occidente. Pensate all'apporto filosofico dell'Oriente, della Grecia e dell'Ellenismo, e quindi la maggior sintonia con le tematiche sapienziali
teoretiche del cristianesimo orientale. La differenza è legata alla differenza dottrinale o iconica, è strettamente legata alla differenza culturale, sociopolitica dell'Oriente e dell'Occidente, che sono i presupposti di questo ulteriore sviluppo. Il fatto che noi siamo arrivati al punto da operare delle scelte di autentica provocazione e i cristiani d'Oriente arrivano a dire che stanno facendo la guerra a un paese che rischiava di essere fagocitato dall'Occidente, accettando l'aborto, accettando l'omosessualità, i matrimoni con le persone dello stesso sesso. Vedete, è ancora il peso di una tradizione secolare che punta più sui valori dello spirito che sui valori della carne. L'Occidente valorizza i valori della carne. L'incarnazione, il Natale, il 25 dicembre, anche noi celebriamo l'Epifania, ma non ha quella verve, quella attrazione, quel condizionamento che ha il Natale. Vero o no? Ecco perché la posizione di Roma, Ambrogio lo ha decantato, insiste sull'incontro con Dio attraverso la mediazione misterico-sacramentale. I sacramenti sono dei punti, dei momenti di incontro con Dio, attraverso la gestualità, attraverso la parola che viene pronunciata col gesto, utilizzando materie prime, cosmiche, naturali, giustificate dalla tradizione ebraico-cristiana. Quindi, Cristo è Salvatore in quanto ha assunto la nostra umanità integrale e ha vissuto una vita umana piena in comunione con il Padre e con i fratelli. La salvezza consiste nell'incorporarci a questa vita, ricevendo il suo Spirito, perché Egli è al tempo stesso Salvatore e salvezza. Qual è il vero significato di andare a fare la comunione? A compiere un gesto misterico sacramentale, condividendo il pane e il vino, nel quale il credente riconosce la corporalità di Gesù Cristo, la sua natura umana. E noi facciamo nostra la natura umana e divina di Cristo in quel gesto di assimilazione del pane e del vino, per cui ci incorporiamo a Gesù Cristo nel momento misterico sacramentale. E questo è l'amore di Dio. Esperimentiamo l'amore di Dio che ci salva, che ci assimila. E quello che Platone chiama, che è detto, la omoiosisteo trattato di Platone. L'assimilazione è a Dio per quanto è possibile all'uomo. Una frase stupenda, omoiosisteo trattato di Platone. Questo è l'amore di Dio. E l'amore del prossimo? Ecco il problema. Il cristianesimo ha finito per il cristianesimo, la Chiesa come magistero, come vescovi e preti, hanno finito per privilegiare il momento rituale sul momento etico, sociale e politico. Questa assimilazione a Dio deve verificarsi nel tempo, nello spazio, nella storia, nella politica, nel diritto, nell'economia. Dov'è questa realizzazione? Scusate se alzo la voce. Questa è la vera verifica. Eccolo il prevalere del clericalismo. Che cosa ha fatto? Ha lasciato bollire, ha lasciato che si cuocesse. Perché? Perché aveva una compartecipazione e un interesse diretto a tutto questo. Mi si dica pure che sono eretico e che sono protestante. Io so di essere coerente con un discorso storico. E questi discorsi li ho sempre fatti anche ai miei studenti, è vero o no?
Lui è uno dei miei ex studenti, perché adesso è un suo mentore, come lo sono chi ha ultimato gli studi. La ringrazio e sono contento che lei sia tornato alla rete. Dopo solo si tiene un attimo che volevo tornare. Ma capì, avete capito? Ama Dio il prossimo. Finché c'è Gesù è lui, lo si vede, lo si tocca. Quella donna che è morrovissa, aveva perdita di sangue, ed era sicura che quel maestro faceva miracoli e l'avrebbe salvata. Sta vicina, allunga la mano. Chi mi ha toccato? Ma come maestro? Se è attorniato dalla folla, chi mi ha toccato? Sì! Anche questo modo di dire ha un condizionamento mitico alle spalle. Ma è una realtà registrata ormai. E la realtà registrata perché qualcuno è stato testimone e lo ha registrato. Prima oralmente e poi per iscritto. E quindi vedete, è il contatto fisico. Non essendoci più il contatto fisico con Gesù, uomo Dio, c'è il contatto fisico con la mediazione misterica di Lui attraverso gesti umani che compiono quello che Lui già compì da uomo. E sono gesti legati alla parola, lo ripeto per l'ennesima volta, gesti legati alla parola e con mediazioni materiali di acqua, di olio, di pane e di vino. Oppure, pensate anche alla confessione che arriverà successivamente, c'è il gesto della segno della croce e la parola che sancisce la soluzione, la soluzione, il perdono di Dio. E Dio perdona sempre. Anche se qualcuno in Duomo Milano è scappato urlando, sentendosi urlare addosso, perché chi era seduto nel confessionale, che sono dei confessioni, sempre più confessionili che confessionali, voi sapete cos'è che finisce in ile, perché probabilmente mi è stato riferito, probabilmente quello è andato a raccontargli qualcosa che quello non concepiva, oppure non era risposto, ma non è lui che non lo concepiva, lui deve essere, se non se lo sentiva perché ti ha alzato la voce, doveva dire no, vada da un altro sacerdote. Io non mi seguo di dare la soluzione, invece si è messo a urlare, non dico che si è avuto il titolo, ma potete benissimo immaginare che cosa poteva essere, o una donna che ha avvoltito, o un uomo, una donna che dice io sto con una donna, io sto con un uomo. E quello gli nega la soluzione. Duomo a Milano, ma andiamo in giro 30 anni fa, lo sapete voi ragazzi. È chiaro il problema della mediazione? Quindi, siamo all'ultimo parato, il quinto. Ecco! La mediazione. La mediazione, ma la salvezza nella Chiesa, corpo di Cristo. Ma la Chiesa è fatta di uomini. E gli uomini possono essere santi e sono tutti comunque peccatori, anche se poi diventano santi. O sono santi. E la Chiesa è stata definita simul justa et peccatrix, a un tempo stesso giusta e peccatrice, o, detto la volta scorsa, casta meretrix, una casta meretrice. Andate a leggere l'Impelli, il sonetto intitolato La bella Giuditta. L'ho cercato su, se cercate la bella Giuditta su Google, no, adesso no. Lo trovate subito. Il luogo dove riceviamo la salvezza portata da Gesù è la Chiesa. E qual è il mezzo per incontrare Gesù e la sua salvezza? I sacramenti, i misteri. Ma dove la salvezza è la Chiesa, comunità di coloro che, essendo stati incorporati al nuovo ordine di relazioni inaugurato da Cristo, possono ricevere la pienezza dello Spirito di Cristo. Comprendere questa mediazione salvifica della Chiesa è un aiuto essenziale per superare ogni tendenza riduzionista. E in questo caso le due tendenze riduzioniste sono quella neognostica e neopinaggiana. La salvezza che Dio ci offre, infatti, non si ottiene con le sole forze individuali come vorrebbe il neopelagianesimo, ma attraverso i rapporti
che nascono dal Figlio di Dio incarnato e che fondano la comunione della Chiesa. Inoltre, dato che la grazia che Cristo ci dona non è, come pretende la visione neognostica, una salvezza veramente interiore, ma che ci introduce nelle relazioni concrete che lui stesso ha vissuto, la Chiesa è una comunità visibile, non è una comunità invisibile, visibile. È chiaro che nel visibile c'è il bello e il brutto. Ecco perché è casta meretris, perché è simul justa et peccabile, a un tempo stesso giusta e peccatrice. In essa tocchiamo la carne di Gesù, in modo singolare nei fratelli più poveri. Ecco il momento della verifica a cui ho appena accennato, dopo la celebrazione rituale, dopo l'incontro nei riti, nel mistero. Cioè l'incontro nella umanità. Quindi, soprattutto nei fratelli più poveri e sofferenti. Insomma, la mediazione salvifica della Chiesa, sacramento universale di salvezza, questa è una frase della Lumen Gentium, che è una costituzione del Concilio Vaticano II, la Chiesa ci assicura che, e io ho sottolineato, la salvezza non consiste nell'autorealizzazione dell'individuo isolato, ecco il pelagianesimo, e neppure nella sua fusione interiore con il divino, ecco il gnosticismo, ma nell'incorporazione in una comunione di persone che partecipa alla comunione della Trinità. Andate per favore a rileggervi gli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 42. Le leggetelo nella Legge di Gerusalemme con un commento, seppure ridotto ai minimi termini, ma con un commento. È chiaro? Allora, adesso c'è il paragrafo 13. Io mi sono fatto una nota cattiva e l'ho scritta in latino: sed de facto clericalis. Adesso io leggo il punto 13, che è il penultimo. Voi cercate di leggere anche tra le righe del testo che io leggo e troverete il prevalere del clericalismo anche in questo testo, nonostante il Papa attuale, che ha promosso e ha approvato questo testo, l'abbia definito perversione. Attenzione, sia la visione individualistica, sia quella meramente interiore della salvezza, cioè neopelagianesimo e neognosticismo, contraddicono anche l'economia sacramentale, la quale, tramite la quale Dio ha voluto salvare la persona umana, ve l'ho già detto e ripetuto. La partecipazione nella Chiesa al nuovo ordine dei rapporti inaugurati da Gesù avviene tramite i sacramenti, vi ho anticipato, tra i quali il battesimo è la porta e l'Eucaristia la sorgente è il culmine. Si vede così, da una parte, l'inconsistenza delle pretese di autosalvezza che contano solo sulle forze umane, ecco per la Giannina. La fede confessa al contrario che siamo salvati tramite il battesimo, il quale ci imprime il carattere indelebile dell'appartenenza a Cristo e alla Chiesa, da cui deriva la trasformazione del nostro modo concreto di vivere i rapporti con Dio, con gli uomini e con il creato. Così, purificati dal peccato originale e da ogni peccato, siamo chiamati a una nuova esistenza conforme a Cristo. Lo sentite sotto le righe? Chi gestisce tutto questo è il sacerdozio, è il clero. Il clero è arrivato dopo, anche il termine sacerdozio e anche la figura del sacerdote e del sacerdozio è arrivata dopo. Altro che l'ultima cena con le fondazioni del sacerdozio. Con la grazia dei sette sacramenti, ecco, siamo arrivati alla sintesi. Con la grazia dei sette sacramenti, quali sono i sette sacramenti? Battesimo, cresima, comunione, cresima, eucaristia, confessione, ordine e l'estremunzione. Vedete, sono sette. Ma anche qui ne ha fatti diventare sette. Quanti giorni ha impiegato Dio a creare il mondo? Cioè il sette. Sette è il nome della perfezione cosmica
della tradizione semitica. E perché invece i battisteri cristiani sono ottagonali? Perché sono una mediazione francese. Perché in quello spazio, attraverso l'acqua, il gesto di chi versa l'acqua, le parole di chi versa l'acqua, chi agisce? Chi agisce? Chi è l'attore? Non chi amministra il battesimo, perché chiunque, ecco, in questo caso il battesimo è ancora svincolato dal sacerdozio. Chiunque può amministrare il battesimo, però se sul presente il battesimo. Ma chi agisce? Gesù. Io ti battezzo nel nome di Dio. E Dio è uno solo. Se aggiungete al 7 l'uno, avete l'8. L'8 è la dimensione metafisica del divino. In quella dimensione metafisica del divino, espressa visivamente, materialmente, architettonicamente nel battistero, è l'incontro dell'uomo con Dio. Il primo incontro salvifico dell'uomo con Dio, secondo la tradizione cristiana, è il battistero, attraverso l'acqua battesimale, attraverso l'acqua, l'immersione, di solito nell'antico ho visto in sinagoga a Milano, la sinagoga centrale, il tempio centrale di ebraico a Milano, dietro l'Aron, dove c'è il tabernacolo che conserva i rotoli della legge della Torah, aperti da una tenda, vedete che c'è l'analogia anche delle tende dei tabernacoli dell'Eucaristia cristiana. Dietro c'è la vasca del battesimo, ma una gran vasca, quasi una piccola piscina, dove l'acqua scorre giorno e notte sempre, se pure ridotta al minimo, altrimenti gli arrivano delle bollette incredibili. L'ho vista. Lì è stata battezzata una mia amica e ha dovuto entrare i rabbini. Si girano, lei entra, quando è tutta immersa, si girano solo per testimoniare, per vedere che lei è immersa, e poi escono. Perché lei appunto ha compiuto l'immersione, e quindi entra in maniera, era di famiglia ebraica, fattasi cristiana, per sfuggire alla situazione tragica degli anni 40. E poi dopo ha finito per vivere, insomma, e ha sposato mia carriera, ho partecipato al Bar Mitzvah, il loro maggiore a 13 anni in sinagoga, quindi ho avuto anche questa opportunità. Adesso si è trasferito in Sud America perché si è divorziato. La vita, vedete, è fatta di vicende molteplici. È chiaro allora il discorso? Quindi, con la grazia dei sette sacramenti, i credenti continuamente crescono e si rigenerano. E qui ovviamente ha messo una delle condizioni sine qua non, soprattutto quando il cammino si fa più faticoso e non mancano le cadute, quando essi peccando abbandonano il loro amore per Cristo, possono essere reintrodotti mediante il sacramento della penitenza. E chi lo gestisce? Ci deve essere una partecipazione di l'omelia. Sapete cosa vuol dire omelia? Vuol dire conversazione, dialogo. Dov'è la conversazione? Dov'è il dialogo? L'età se muo, è il caso di dire, ripetendo la battuta di Luigi XIV. Quindi, salto finito. 14, vi risparmio gli altri lì. L'economia salvifica sacramentale si oppone alle tendenze che propongono una salvezza meramente interiore. È chiaro che mi sbuco di mano. Tra i cristiani ci sono quelli che sì, stanno i sacramenti, ma soprattutto pregano, digiunano, meditano, stanno nel silenzio e puntano all'incontro a tu per tu con Dio. Certo, sono i grandi mistici. Francesco, Teresa d'Avila, anche Ignazio di Loyola per certi aspetti. Quanti? Sono visti con sospetto. Perché sono visti con sospetto? Per ovvie ragioni. Ormai è implicito il discorso dopo quello che vi ho detto e che stiamo leggendo. Lo gnosticismo infatti si associa a uno sguardo negativo dell'ordine creaturale. E questo è vero. E oggi
c'è una forma di gnosticismo molto nota, sapete come si chiama? New Age. La maggioranza della gente che è ignorante, non conosce la Bibbia, non ha mai letto, non ha letto neanche i Vangeli, è ignorante di dottrina e di teologia, non sa riconoscere dietro gli accappiatori di New Age che ci sono dei neognostici, per i quali conta soltanto l'argento dell'ingresso e poi tutta questa dimensione spirituale dell'anima. Il dogma fondamentale del cristianesimo è la risurrezione della carne, il che vuol dire l'esaltazione di tutta la persona. Così come Gesù, Dio si è incarnato in Gesù, che era Dio e uomo, noi assimilandoci a Gesù avremo il dono della risurrezione della carne, nella luce di Dio, nella gloria di Dio. Questa è la fede cristiana. Il gnosticismo sguardo negativo sull'ordine creaturale, compreso come limitazione della libertà assoluta dello spirito umano. Pensate oggi a questo gioco del dover essere totalmente liberi. Io stesso alzo una nota prima che sono. Io ho vissuto, direi, giocando interamente la mia libertà. Un mio direttore spirituale molto colto mi ha dato una gran soddisfazione, ma è stato onesto. Perché mi ha detto, professore, lei è un uomo libero, perché mi facevo certe critiche durante la conversazione. E lui mi ha detto, e questo mi ha molto consolato. Detto da uno che conosceva la mia situazione spirituale, perché sapete che avevo un gioco del direttore spirituale, più ancora del professore, questo mi ha gratificato moltissimo e l'ho pagata cara nella mia vita, questa scelta di libertà, anche in università, soprattutto in università, a cui si è aggiunta anche l'invidia perché io avevo la carriera pronta nella ditta di mio padre e ho rubato il posto a qualcuno. Qualche collega ha osato dirmi questo. L'ho sentito di qui e uscito di là, ma per dirvi la piccineria e la meschinità di certi cosiddetti professori universitari. Nei cari, l'educazione, la cultura, la formazione, la libertà. Perché è stato mio padre a cominciare a farmi esercitare la libertà, a me e ai miei fratelli, e ci sono gratissimo. Quindi, la salvezza è vista come liberazione dal corpo e dalle relazioni concrete in cui vive la persona. In quanto siamo salvati, invece, noi lo siamo per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo e della mediazione non più del suo corpo fisico, ma del suo corpo misterico, il pane e il vino, l'acqua, l'olio. Queste mediazioni cosiddette sacramentali, lo ribadisco ancora. In questo siamo salvati, per mezzo dell'offerta del corpo di Cristo. La vera salvezza, lungi dall'essere liberazione dal corpo, include anche la sua santificazione. Così è avviato. E in questo la Chiesa Cattolica si distingue da tutte le altre religioni, anche da certe confessioni cattoliche, che rischiano di pencolare sul neognosticismo, sul neopelagianesimo. Il Salvatore ha ristabilito e rinnovato con la sua incarnazione il mistero pasquale questo linguaggio originario e ce lo ha comunicato nell'economia corporale dei sacramenti. Io quando l'ho letto queste cose le ho fatte mie da una vita, quindi sono stato molto contento di aver letto questo, perché ho finito di studiare in questo mio libro che uscirà tra un po' di 500 pagine, ma che è per addetti ai lavori. Io come allievo di Bianchi ho privilegiato l'agnosi, il gnosticismo, il dualismo religioso, il catarismo, il bogomilismo, il neognosticismo. Quindi sono cose che io ho studiato, professato e su cui ho scritto per tutta la vita, perché ho accettato volentieri quando già 4 anni fa mi si era chiesto qui dalla Fondazione di leggere questo documento. Finiamo. Il Salvatore ha ristabilito e rinnovato nell'economia corporale dei sacramenti. Grazie ai sacramenti i cristiani possono vivere in fedeltà alla carne di Cristo
e in conseguenza infedeltà all'ordine concreto di rapporti che egli ci ha donato. Quest'ordine di rapporti richiede in modo particolare la cura dell'umanità sofferente di tutti gli uomini tramite le opere di misericordia corporali e spirituali. È il momento della verifica che vi ho detto che deve avvenire fuori, appena finito il rito. La verifica di quell'incorporazione in Cristo attraverso l'assunzione del pane e del vino nel mistero eucaristico, no, celebrato sull'altare dalla comunità e presieduto da un rappresentante della comunità che ha usurpato e fatto propria ed esclusiva l'azione di tutta la comunità, uno deve poi verificare questa assimilazione a Dio, non andare a fare la comunità con la lingua e poi tornare al posto, tutti da... È vero o no? Fuori dalla Chiesa, la verifica dell'incontro con Dio nell'Eucaristia e nei misteri la si fa nella società, nel tempo, nello spazio. È chiaro? Sì, infatti. Basta vedere quello che sta succedendo nel nostro paese. E poi ci sono quelli che utilizzano il cristianesimo per i propri interessi. Non vado avanti, non faccio nulla, ma è comprensibile, ecco, soprattutto certi vecchi gaglioffi. Lasciatemelo dire. Conclusione. La consapevolezza della vita piena in Gesù Salvatore ci introduce, spinge i cristiani alla missione. La missione è l'andare, è il testimoniare questo incontro che salva, per annunciare a tutti gli uomini la gioia e la luce del Vangelo. In questo sforzo saranno anche pronti a stabilire un dialogo sincero e costruttivo, ecco la novità, con i credenti di altre religioni. Extra ecclesia nulla salus, fuori della Chiesa non c'è salvezza. È caduto, non per i reazionari, non per quelli che vanno a Santa Toscana la domenica a celebrare la messa in latino del rito tridentino, e questi no, per questi vanno ancora là, e forse qualche altra chiesa, non lo so, per questi extra ecclesia nulla salus. Benissimo, lasciamo queste illusioni. Solo che queste illusioni costituisce una regola, un freno, un blocco per il procedere di tutti. Allora il Papa e certi vescovi illuminati e aperti hanno il compito di frenare quelli che corrono in prima fila e di trascinare quelli che non vogliono muoversi delle ultime file. E questo è successo sempre nella storia della Chiesa. Quindi stabilire un dialogo sincero, costruttivo con i credenti di altre religioni nella fiducia che Dio può condurre verso la salvezza in Cristo tutti gli uomini, vedete che è fra virgolette, di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Sono i cosiddetti cristiani anonimi. Questa frase, fra virgolette, è nella Gaudium Spes, nella Costituzione Pastorale Gaudium Spes del Concilio Vaticano II. Quindi, mentre si dedica con tutte le forze all'evangelizzazione, la Chiesa continua a invocare la venuta definitiva del Salvatore, poiché nella speranza siamo stati salvati. La salvezza dell'uomo sarà compiuta solo quando, in prospettiva escatologica, che è la morte del singolo e la fine del mondo o la fine dell'umanità. Il giudizio universale, uno di quei miei saggi è la presentazione di un libro, uno dei miei maestri, il professor Marone della Sorbona, intitolato La fine del mondo non è per domani. E io gli ho fatto una presentazione della traduzione italiana e ho estratto questo mio studio e l'ho pubblicato insieme ad altri. Qui è proprio l'attesa della salvezza definitiva e completa, che è solo dopo la fine della nostra vita personale e dopo l'esaurirsi della vita cosmica e della vita dell'umanità. Ma quando succede?
punto di domanda. Ma guardate il messaggio che continua a dare la parete in fondo della Sistina. Il giudizio universale. E anche lì quanta mediazione culturale, umana, storica che c'è. Ma è questo che si vuole dire. La salvezza sarà compiuta solo quando, dopo aver vinto l'ultimo nemico, la morte, per noi è la morte individuale. E per l'umanità sarà la fine dell'umanità e del mondo. Ma vedete che è un discorso che proiettiamo proprio nell'utopia, dal punto di vista storico, e nell'escatologia dal punto di vista religioso. Continua a invocare, la salvezza verrà dopo la vita ultima della morte. Parteciperemo compiutamente alla gloria di Gesù risorto, che porterà a pienezza la nostra relazione con Dio, con i fratelli e con tutto il creato. Vedete, con Dio, con i fratelli e con tutto il creato. Vedete questa pluridimensionalità. E questo è da notare. La salvezza integrale dell'anima e del corpo è il destino finale al quale Dio chiama tutti gli uomini. Non salvare l'anima, però è l'immortalità dell'anima. Ma questo è platonismo, è l'orfismo. È il neognosticismo, è gnosticismo e neognosticismo. È chiaro? Oppure solo il valore del corpo, dell'etica. La vita è tutto sommato, è solo che qui finché ci siamo. Allora, ma questo è per l'agianesimo. Sono da collocarsi la gnosi e l'agnosticismo nel secondo secolo. E il pelagianesimo nel quinto, perché nasce alla fine del quarto, quasi, è poco posteriore a Sant'Ambrogio, ed è quasi contemporaneo a Sant'Agostino, Pelagio. Quindi è il destino finale, l'anima del corpo al quale Dio chiama tutti gli uomini, fondati nella fede, sostenuti dalla speranza, operanti nella carità. Notate i participi passati che reggono poi fede, speranza e carità, fondati nella fede. Un edificio se non ha buoni fondamenti non può essere edificato, non può salire. Sostenuti dalla speranza, e c'è il proverbio che dice la speranza è l'ultima a morire, finché c'è vita c'è speranza. È questa tensione propulsiva che regge la nostra vita, e chiaramente in prospettiva futura. E operanti nella carità, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre entra nel regno. Pensate alla parabola del Padre, del fariseo, del pubblico, io pago le decime, e l'altro volte ti darsi di me tuo martolo, che verso me. Le parole del pubblicano sono diventate l'invocazione del segno della croce degli ortodossi, che io ho imparato da un storico delle religioni sacerdote, ma orientalista, che quando mi ricevette nel suo studio era pieno di libri, di mio Dio, adesso casa mia è come la studio di Padre Rinaldi del professor Untersteiner. E così, e stava scrivendo la traslitterazione su foglio verde col pennarello rosso i testi sul medico accadici, raggiunto dalla padre Giovanni Rinaldo, un grandissimo biblista. E allora mi ricevette, mi invitò a servire messa in rito orientale bizantino in greco. Io stavo cominciando a imparare il greco nel ginnasio, e lì bisognava pronunciare in maniera itacistica, invece di dire Basilea dovevo dire Basilia, invece di dire Atenai dovevo dire Athene. Io sentivo i brividi e quindi ho finito per una, però mi ha regalato questo formulario e mi ha scritto la metania, dicendo che gli ortodossi non fanno la genuflessione come i cattolici, ma si inchinano profondamente e fanno il segno della croce in questo modo, destra e sinistra. E nel momento in cui si inchinano e compiono il gesto, dicono le parole del pubblicano: o Dio si propizio a me il peccatore e dammi pietà di me, o Teos il astimito a Bartolò chi è il me. Vedete, alla lettera, ripetono alla lettera la frase greca originale del Nuovo Testamento
pronunciata dal pubblicano riferita da San Luca. Quindi, per finire, la salvezza è anima e corpo, destino finale, quindi fondate sulla fede, sostenuti dalla speranza, operanti nella carità. San Paolo scriverà fides, notatelo, lo so nella traduzione latina, potete dirlo in greco, ma lo più in mente nel latino di Gerolamo. Fides que per caritatem operato. La fede che opera attraverso la carità. È la carità che dà la misura della fede che uno possiede. Pagare le tasse, pagare gli operai, investire i capitali nella continuazione, non far triplicare i capitali togliendoli dalla ditta e licenziando gli operai. Scusa, queste cose non dovrei dire perché io sono figlio di gente che era dell'ambiente, tra l'altro. E se voglio fare quello che ho fatto è grazie agli impegni e anche alle possibilità della ditta di mio padre, che ha dato a tutti noi la certezza e la possibilità di fare anche nel collezionismo, oltretutto. Però voi capite questo e vi confesso che per me è ancora una provazione, una sfida quella di verificare veramente la mia fede. Io non nego, non ho perduto la fede, ma l'ho ridotto così all'osso che appunto condivido certe posizioni che per la maggioranza della gente sono ereticali o protestanti o calviniste. Concludiamo allora, fondati sulla fede. Nella fede, sostenuti dalla speranza, operanti nella carità, sull'esempio di Maria. Ecco l'esempio più completo della messa in atto del messaggio di Gesù, sua madre, la madre di Dio, la Theotokos, come dicono gli orientali, i cristiani orientali, dopo ha pronunciato nel concilio di Efeso 430, Costantinopoli. Nicea e Costantinopoli definiscono la fede. Efeso. Ah, scusate, devo. Scusate. Pronto? No, mi deve chiamare fra mezz'ora o un'ora, non posso, sto facendo un seminario, non posso. Grazie Rolando, grazie. Il mio domestico, dato che ho un impegno negativo, scusatemi. Cosa stavo dicendo? Efeso che ha. Nicea 325, Costantinopoli 381, è la definizione del credo. Infatti il nostro credo è definito simbolo della fede niceno-costantinopolitana. Il concilio di ecumenico di Efeso 430 definisce la divina maternità di Maria e il concilio di Calcedonia del 451, siamo nel V secolo, definirà la natura umana e divina di Gesù. Il concilio cristologico, mariologico e cristologico, quindi il concilio fondato sulla fede, il concilio mariologico e il concilio cristologico. Quindi, scusate, finisco, l'esempio di Maria, madre del Salvatore, la prima dei salvati, siamo certi che la nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore, e San Paolo nella lettera ai Filippesi, aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Pensate all'anticipazione della trasfigurazione mentre era uomo in terra sul tavolo. In virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. L'attacco di questa citazione di San Paolo dei Filippesi, la nostra cittadinanza è nei cieli, il testo originale di Paolo dice «Polite uometa de entrons uranos», «Polite uometa», utilizza il termine greco classico, la polis, la politeia, politeuma, è la dimensione cittadina, politica, sociale nel senso politico della polis antica, ed è la frase che usa qui San Paolo, ma proiettandola non più nella polis, ma nella Gerusalemme celeste, secondo il discorso di Giovanni nell'Apocalisse.
la nostra cittadinanza è nel cielo. Politeuometa, oppure politema, politeuma emin en tois sulla tois. E San Gerolamo tradurrà in cielo di sfuggire. Ho questi vuoti adesso, mi piace di verificare. Conversazio nostra in cieli sesto. La conversazio fa pensare più a una conversazione per noi. Invece no, la conversazio è il dialogare, il condividere insieme. Ecco perché prima stavo per, e lo finisco adesso, per criticare la dimensione solipsistica, clericale e non comunitaria e autentica dell'omelia. La parola omelia significa discussione, dialogo, conversazione, conversazione e quindi un parlare insieme. È chiaro? Dove è finita l'omelia? Lo dico sotto voce fra parentesi. Al punto tale che omelia indica anche il rapporto fisico. In Omero, abbasso un po' di più la voce, il rapporto di Achille con Pilade era di tipo omilettico, se non dico altro. Io ho definito, ci serve ancora qualche momento per 5 minuti, 10 minuti. Una battuta. Una battuta. Quando un prete fa qualcosa, commette qualcosa, no? Si dice viene ridotto allo stato laicale, ma come se diventare cristiano laico, allora leggete con molta attenzione quel saggio sul clericalismo che vi ho passato, che è fresco di stampa, e traetene le conseguenze. Trovate il modo di dialogare, di partecipare agli altri, che possono capire il problema che abbiano la cultura e i mezzi per farlo, che non siano degli ignoranti totali di Bibbia, di Vangelo e di dottrina cristiana, altrimenti è una autentica provocazione. Vi danno del comitato intercomunista degli anni di tutti i colori. Lo danno al Papa. Come? Lo danno al Papa. Per più. Quando è che è proprio il Papa a definire perversione? Mi piace che non vedrò niente di questi cambiamenti, nonostante abbia partecipato, seppur indirettamente, al Concilio Vaticano II. Avevo 18 anni, il 29 settembre del 65, nell'ultima sessione, obbligato, lo sono riuscito, a partecipare alla messa di apertura della sessione di San Michele Arcangelo e ho visto San Pietro proprio allestito ad aula conciliare. Mi ero recato con un vescovo di Ricano che già mancava e con un vescovo di l'allora vescovo di Modena, che poi sarebbe stato nominato arcivescovo di Bologna cardinale, il quale poi offrirà al vescovo americano, a mio padre e a me, a Bologna, in termini un pomeriggio, quando siamo stati col vescovo americano, che era nostro ospite, siamo stati a salutarlo. Comunque, io ho letto tutti i documenti, letti e studiati e chiosati. E ce la farà ancora moltissimo, si è fatto troppo poco, si è solo tradotto per la maggioranza di chi va in chiesa o chi non va più, dal latino in italiano è stata meglio, non c'è la messa, ma c'è ben altro che tradurre dal latino in italiano. Si tratta di riformulare, di reinventare, di ripensare, di attualizzare. Quindi, vi ringrazio della vostra pazienza, non battete le mani, vi ringrazio della vostra pazienza. Posso fare una domanda velocissima? Vorrei fare una domanda velocissima, una curiosità che ho da tanto tempo. Io sono una persona ignorante, mi sono sempre chiesta, tutte queste lingue, cioè queste traduzioni dall'ebraico al greco antico, al latino, non sono difficili, nel senso che non si prestano anche a dei tradimenti della lingua. Certo, c'è anche questo. Ecco, ci sarà a sapere qual è la traduzione. È proprio solo un esempio. Quando lei di Verona. Va di Verona, sì, si arriva in Duomo,
Facci in modo, se è aperta la porta centrale, entri in Duomo dalla parte centrale, bisogna scendere, perché il livello di pavimentazione del Duomo è basso di un metro e poco più. Vengo su. Cioè, se lei troverà una frase di San Padre di San Luca. Impazienza destra, possibilitis animas vestras. Tradotto alla lettera, nella, con la vostra pazienza, possiederete le vostre armi. Il testo originale dice è un po' monemmo tesse stettato sui casuma, che vuol dire nella vostra vigilanza, nella vostra costanza, nella vostra attenzione, come quella del soldato di notte nella garetta sveglio, in questo atteggiamento di costanza, voi diventerete padroni di voi stessi. Il termine psiche non va tradotto con animas, perché psiche è la traduzione in greco del pensiero ebraico, che è l'elemento spirituale, intellettuale, etico della persona. Quindi l'interiorità, la forza, l'identità della persona. Con la vostra vigilanza, con la vostra costanza, diventerete padroni di voi stessi. Vedete? San Gerolamo ha operato una riduzione del testo originale greco. Ma il testo greco originale risente, nella misura in cui risente il messaggio, la parola di Gesù che era in aramaico, legata all'ebraico, messa in greco, c'è già un certo, si smarrisce già qualcosa. Ecco, la parola ebraica è più ricca sia di psiche che di anima latina, perché anima è la traduzione di psiche, c'è qualcosa di più, c'è proprio la forza interiore creativa dell'uomo. Allora, con la vostra vigilanza, con la vostra costanza, con la vostra fedeltà, voi diventerete padroni di voi stessi. È splendida questa parte. Ma detta della... Guarda a vedere. Quello originale era spostato nel battistero che era consumato da migliaia di veronesi che erano andati in strada. Vi saluto. Grazie. La